Questo programma è offerto da Mar Blu è Ilio Pesca Prato, il mare sulla tua tavola. Prato Service, oltre 30 anni di esperienza al vostro servizio. Prato Service, telefono 0574 26 702. Pubbliacqua. Il bene più prezioso, un valore per il futuro. Buongiorno, sono qui di nuovo con voi e cuciniamo un nuovo giorno, nuova ricettina, va bene? Cosa si fa? Una ricetta veloce però buona. Gli gnocchi con gratinati in forno con gorgonzola, noci e zucca. Buonissimi. Cosa ci occorrono? Prima di tutto degli gnocchi che io avevo furia, li ho presi già pronti, se li fate voi logicamente sono più buoni, poi il gorgonzola, la zucca, un po' di burro, dello scalogno e delle noci sgusciate, sale, pepe, olio, va bene. E cosa facciamo? Intanto ho già messo l'acqua a bollire per gli gnocchi e ora vado a cuocere la zucca. Io ci ho leticato un po' con questa piastra induzione, mi sa. Sono un po'... Che faccio? Metto il burro perché vado a cuocere la zucca e ci vuole un po' di burro. Ok, un filino di olio, pochino, ecco qua, e poi prendo lo scalogno, si trita un po' per dargli profumo. Fate tritato. Per dare il profumo dello scalogno. È buona, la zucca è buona anche fatta con un pochino d'aglio, un po' di rosmarino. Se dovete fare qualche zuppa, qualche cosa, lo potete aromatizzare con il rosmarino, ci sta benissimo. Ecco qua, si mette tutto dentro alla teglia che si fa prendere il profumo, uso questa, è meglio, si prende il profumo e poi ci si mette la zucca. Alziamo il fuoco a fuoco vivo, ora può andare,
ci mettiamo la zucca. Tolgo questo qui, che non mi serve più. Allora, sale. E pepe. Così. E... ah, l'ho messi qua sotto. Prendo un mestolino e vado ad aggiungere un po' di acqua per farla cuocere. Prima, aspettate, vado a tagliare. Mi è venuto un pezzo, mi si è tagliato qui. Così. Più piccolina la fate, prima vi cuoce, eh? Ecco qua. Intanto anche faccio sempre confusione io. Oh mamma mia. Ecco qua. Intanto adesso butto gli gnocchi. Non li cuocio. Ovviamente ci vuole un po', ma questi sono abbastanza duri. Quindi sono... ora appena vengono a galla li tolgo subito. Ecco qua. Vedete? Profumino. La zucca cuoce, gli gnocchi sono sul fuoco. Ora ancora un po'. Si aspetta che la zucca cuocia e che gli gnocchi vengano a galla. Ecco. Ancora no. Incomincia gli gnocchi a venire su a galla. Guardate come si fa. Ecco qui. Via via che vengono a galla. Li metto intanto in questa ecco qui. Non mi c'entra questo qui dentro, ci voleva più piccolino. Ecco qua. E qui è pronto. Intanto la zucca cuoce e io preparo un po' di noci. Queste le metto qui, un po' di noci sbriciolate. Grossolanamente con le mani. Ecco qua. La zucca quasi ci siamo, eh? Metto un altro gocciolino. Acqua qui, ecco, e continuo a sbriciolare. Non usci, basta. Queste basta. Ora che si fa? Si mette
Pronto? La zucca la potete prendere, la potete anche frullare con il mini pimer e la fate a crema. Però a me sempre ste creme, lo mi garbano tanto, mi garbano anche i pezzi. Quindi qui ci siamo. Direi ora ci butto gli gnocchi. Ecco qua. Questo qui. Si fanno saltare. Incorporano tutta la zucca, vedete, tutta la salsina, tutti i sapori, e si va a metterli nella pirofila. Prendo questo, si spenge, aspettate. Ecco qua, così si fa meglio. Ecco qua. Cosa si fa a questo punto? Si prende le noci che abbiamo in precedenza. Sbriciolato e si va a metterle qui. Poi si prende il gorgonzola, a fiocchetti, così. Poi si scioglierà, si mette a gratinare in forno, si scioglie e scenderà giù anche negli altri gnocchi. Buone. Ecco qua. Anche qui. Ecco qua. Pronti. Ora vi vado a gratinare in forno, i giusti tempo di mettere un pochino a posto qui e ci si rivede. Ciao! Gli gnocchi sono gratinati. Si va a toglierli dal fuoco, mettiamoci per bene perché sennò io mi brucio. Oh, aspettate bambini, perché io non scherziamo con il fuoco. Chiudo, ecco qua, che profumo. Intanto si mettano qui. Oh, ditemi voi, qui c'è un profumo che è la fine del mondo. Che dire, veloce, facile, economica, di tutto, di più. Io vi aspetto domani per un'altra ricettina. E che si farà? Curiosi? Seguitemi. Mi seguite? Io sarò qui. Sempre nella cucina di Valerio Ricevimenti, in compagnia sempre dell'Ilio Pesca. E mi raccomando, guardate su Facebook, seguite la pagina Facebook di In Cucina con Diana. E se volete rivedere le ricette andate prima, anche nelle scorse edizioni, andate su www.tvprato.it e
cliccate sulla sezione programmi in cucina con Diana e tutte le ricette che abbiamo fatto insieme ci saranno. Voi continuate a seguirmi, però ora che mi resta da fare? Bambini, a tavola! Ciao! Questo programma è stato offerto da Prato Service, oltre 30 anni di esperienza al vostro servizio. Prato Service, telefono 0574 26 702. Mar Blu è Ilio Pesca Prato, il mare sulla tua tavola. Publiacqua, il bene più prezioso, un valore per il futuro.